E agli arresti domiciliari nella sua casa di Bari da martedì sera, Salvatore Pallino, il tenente colonnello della Guardia di Finanza, che avrebbe rivelato alla stampa nel corso delle indagini elementi secretati delle inchieste delle procure di Bari e Trani, rispettivamente sulla escort a Palazzo Grazioli e sulle pressioni all'Agicom per la chiusura di Anno Zero, che vedono coinvolto il presidente del Consiglio dei Ministri, Silvio Berlusconi. L'interrogatorio di garanzia per la convalida dell'arresto si svolgerà domattina in procura. Per Pallino, la misura restrittiva è stata chiesta per il reato di peculato, avrebbe utilizzato telefoni e mezzi di servizio per molestare le sue vittime, mentre risulta indagato a piede libero per i reati di segreto d'ufficio e stalking. Quest'ultimo reato sarebbe stato perpetrato principalmente nei confronti di Terry De Nicolò, che lui stesso aveva ascoltato come testimone nell'ambito di una delle inchieste e da cui avrebbe inviato decine di SMS molesti dal telefono di servizio, e di una giornalista a cui avrebbe consentito di fotografare e riprendere atti coperti dal segreto istruttorio. Il GIP Sergio Di Paola, però, in questo caso non ha riconosciuto i gravi indizi di colpevolezza, perché vi era tuttavia un rapporto di conoscenza ed una propensione da parte della giornalista a chiedere e ad ottenere notizie su indagini in corso. L'inchiesta è quella condotta dai PM Teresa Iodice e Giuseppe Dentamaro, con la supervisione del procuratore Laudati, che fin dai primi giorni del suo insediamento a Bari, il 9 settembre scorso, si era concentrato sulla questione fuga di notizie. Ma le indagini, dopo l'arresto di Pallino, sono tutt'altro che concluse. Al vaglio ci sono anche le posizioni di altre persone, tra cui anche quelle di altre giornaliste.